Marco Gobetti, che ruolo hai qui al Socrate? Io sono il capitano della rappresentativa della squadra del calcio del Socrate e appunto volevo parlare degli avvenimenti della scorsa sera. Cosa è successo? È tutto partito, diciamo, durante questo torneo organizzato dalle quattro scuole Socrate, Flacco, Scacchi e Fermi. Che appunto i cui rappresentanti di istituto hanno organizzato questo torneo a 11 al Bicambio. Durante la partita tra Socrate e Flacco c'è stata prima c'è stato appunto uno scontro tra Nicolò, il ragazzo che è appunto andato in ospedale, è un difensore del Flacco, il quale ha dato un pugno a Nicolò, diciamo, durante la partita, che diciamo prescinde dallo svenimento poi successivo. Svenimento che è stato causato appunto da un successivo fallo ai danni di Nicolò vicino a bordo campo, dove si erano raggruppate molte persone anche non appartenenti alle due scuole che stavano in campo, diciamo per appunto che erano gli spettatori. Quindi dopo questo fallo Nicolò era a terra, il ragazzo che appunto aveva fatto il fallo si è avvicinato per chiedergli scusa. È stato spinto e una volta, quindi dopo la spinta, tutti i ragazzi che stavano a bordo campo si sono raggruppati e hanno iniziato appunto questa rissa. Durante questa rissa è stato visto un ragazzo che appunto si ritiene non essere appartenente alle due scuole, che appunto ha dato un calcio di spalle in testa appunto a Nicolò, che poi è stato la causa dello svenimento. La rissa è stata sedata da me, da noi rappresentanti d'istituto delle varie scuole. Io personalmente ho preso Nicolò e l'ho portato fuori perché comunque il campo era ancora scena di litigi. Era cosciente Nicolò? Nicolò era semicosciente, diciamo non mi rispondeva, però una volta portato fuori dal campo siamo riusciti a fargli dire il nome, diciamo. Preoccupati, abbiamo chiamato l'ambulanza e ci hanno dato appunto delle manovre da fare per capire se fosse cosciente o meno. Una volta accertata la sua incoscienza, l'ambulanza è venuta e ci ha raggiunto anche il fratello maggiore. L'ambulanza è venuta appunto e l'ha portata in ospedale. Il fratello maggiore, come è scritto nell'articolo, è andato in giro a chiedere appunto chi fosse l'autore del fallo, senza ovviamente risultati. E dopo di questo, da precisare che il torneo è finito, nel senso che il Socrate non è più entrato in campo, e appunto noi del Socrate abbiamo spinto molto per far finire questo torneo, che poi in comune accordo con gli altri rappresentanti d'istituto abbiamo stoppato la musica e appunto abbiamo mandato tutti a casa. E quindi è finito così. Grazie. Grazie.